Bentornati in un nuovo video. Oggi, come ben avrete letto dal titolo, farò un video appunto per quanto riguarda la cura dei capelli, su come io curo i miei capelli. Anche se devo dire la verità, che io non ci faccio grandissime cose ai capelli, cioè io non li stresso più di tanto, e forse probabilmente è un bene. E tanto più cose ci fai, e peggio è. Quindi, iniziamo subito dal farvi vedere che cosa utilizzo io. Allora, i miei capelli fortunatamente sono lisci e quindi non uso, cioè fortunatamente, mi piacerebbero anche infatti un po' più mossi, però purtroppo non, cioè vedete, sono proprio lisci lisci e anche, vedete, insomma lunghi. E non uso quasi mai la piastra perché io basta che insomma, me le sfono e mi vengono così. Quindi io anzi, a dire la verità, le vorrei anche un po' più mossi, ma non ci stanno, probabilmente non sono buona io a farli mossi. Però quelle che uso io appunto sono pochissime cose e vi faccio vedere subito. Inizierei da questo, che non lo uso sempre, però cerco almeno una volta barra due alla settimana, anche quando ho tempo, che magari so che quella giornata sto in casa, mi faccio questo trattamento, che praticamente è olio di ricino, vedete? Olio di ricino, e cosa faccio? Praticamente mi inumidisco un po' i capelli. E poi ne prendo un po' nella mano, perché goccia, è molto pesante questo olio, infatti va sciacquato molto bene con l'acqua, perché sennò rimangono capelli unti, insomma pesanti. E dicevo, io mi inumidisco i capelli e poi faccio praticamente tutto un massaggio nella cute, e lo faccio per almeno 10 minuti, questo bel massaggio. E poi lo faccio agire per mezz'ora, un'ora, insomma, più ci sta e meglio è. E poi dopo vado semplicemente a lavarmi i capelli con lo shampoo, insomma. E ho visto proprio la differenza usando questo, che a parte, cioè, me le lucida tantissimo i capelli, e poi le sento più, cioè, più parecchio più forti. E poi questo qui lo utilizzo anche per le ciglia, e basta che leggete un po' su internet, insomma, l'olio di ricino sembrerebbe che faccia miracoli sulle ciglia, le fa crescere più velocemente, le rinforza, e quindi lo uso anche per i capelli. Poi, ora in questo periodo, ma è già un po' di tempo che lo uso perché l'ho già ricomprato, mi ci sto trovando da Dio, sto usando questo qui, questo shampoo. Con il suo balsamo, e questa accoppiata è la accoppiata vincente per me. Mi ci trovo molto bene, mi lava capelli da Dio e le lascia, bimbe, vi giuro, stra morbidissimi, puliti, e poi ho fatto caso che mi si sporcano molto meno, anche se io le lavo, diciamo, 3 volte a settimana, e appunto ripeto, non lo so, da quando utilizzo questo mi si sporcano molto meno, sono stramorbidi, ve lo giuro bimbe. E è già la seconda volta che lo ricompro, e infatti questo è per capelli delicati, e lenisce, idrata e protegge. Tocco morbido e setoso, cioè quando ci date poi soprattutto il balsamo, cioè è veramente una chicca. Adoro, adoro, adoro questi due prodotti. In alternativa, per non fare come sappiamo tutti, insomma, abituare il capello allo stesso prodotto, utilizzo questo shampoo qui, questo qui della Splendor, che trovate in ogni discount. Mamma mia, c'è un profumo di coco assurdo, buonissimo. Mi pare che costa 99 centesimi, 1 euro, insomma, una cavolata. E anche questo addolcente al cocco per tutti i tipi di capelli. Che dire, ottimo, mi ci trovo stra bene, pulisce, lava bene veramente il capello e poi lascia un odore di cocco allucinante, davvero. E anche della stessa linea della Splendor,
dello Splendor, va bene, e il balsamo. Quando uso questo, appunto, ci metto questo balsamo qui, che olio, è un olio splendente, qui c'è scritto, dona capelli morbidi e setosi. Anche questo, cioè, lo pago 99 centesimi, a volte 89, 99, insomma, una scemenza. E anche questa accoppiata qui è l'accoppiata vincente. Poi, passando a... siccome appunto avendoli lunghi così, come spazzola, prima usavo una semplicissima spazzola, insomma, normale. Ora invece, da quando appunto ci tengo di più ai miei capelli e ci sto un po' più dietro, ho acquistato questa qui, che conoscerete penso in tanti, qui su YouTube la nominano spesso, e è la, appunto la famosissima Tangle Teaser, questa qui. E veramente non, cioè, a parte che fa un massaggio alla cute, cioè rilassa da morire, e poi veramente non strappa i capelli, veramente ci trovo molto molto bene. E appunto cercavo una spazzola che non strappasse i capelli, perché con quell'altra che avevo ogni volta trovavo un groviglio di capelli, insomma, e mi dispiaceva un sacco. E ho acquistato questa appunto per evitare comunque la rottura dei capelli, o comunque se, cioè, spazzolando magari di là ci trovi 10 capelli, ora qui non ce n'è neanche uno. Comunque ce lo potete trovare uno o due di capelli, ma insomma sicuramente fa il suo dovere. Quindi anche voi, se cercate una spazzola che non vi sciupi i capelli, insomma, o quantomeno ve le rovini il meno possibile, ve la consiglio questa qui. E come olietto, che lo do dopo appunto quando ho capelli ancora umidi, prima di passare la sfonatura, ci do questo qui, della Nashi, che questo qui costa all'occhio del collo, veramente l'ho pagato mi sembra 14 euro, ma lo dissi anche in un vecchio video. Questo l'ho preso dal parrucchiere, perché non credo che questa linea si trova anche nei negozi, o comunque non sono informata. Io l'ho trovata dal parrucchiere, ripeto, l'ho pagato troppo e non lo ricomprerò, perché non lo so, a parte che questa è la bottiglietta da 18 ml, è piccolina, però io già tipo 3 mesi che ce l'ho e è ancora qui, perché ne basta veramente, c'è, cioè, una goccia. Quindi vabbè, 14 euro però vi dura tantissimo, vedrò se lo ricomprerò. È un olio ottimo, ottimo veramente. Io lo do qui soprattutto, lo do solamente nelle lunghezze, non lo do da qua su, perché sennò mi appesantisce la cute, insomma. Lo do in tutta questa parte qui, faccio un leggero massaggio e ne basta veramente una goccia, perché sennò vi fa l'effetto contrario, vi sporca il capello. Ma vi lascio veramente un odore di cocco assurdo, cioè tantissimo, persiste, e poi ammorbidisce da morire i capelli. Infatti qui c'è scritto trattamento di bellezza per tutti i tipi di capello. Applicare su capelli umidi, distribuire uniformemente, quindi procedere allo styling desiderato senza risciacquo. È infatti disponibile solo nei saloni professionali, ve lo dicevo. E quindi questo è l'olietto e basta. Poi procedo con il fono, insomma, la piastra veramente non ce la sto facendo quasi più, e può succedere che ce la faccio magari una volta ogni tanto il sabato, ma non necessariamente. Cerco di lasciarli più liberi possibile. E nulla, questo è quanto io faccio ai capelli, e cioè non mi sembra di avere un brutto capello, onestamente, è molto molto morbido, e quindi continuerò con questi prodotti, perché mi ci trovo bene. Quindi vi mando un bacione, spero che il video vi sia piaciuto, spero di esservi stata utile magari sull'acquisto di qualche prodottino, se vi interessa. E
l'unica cosa che ripeto vi posso consigliare di provare è questo shampoo, perché a me piace da morire. È uno shampoo delicato e se state cercando appunto uno shampoo delicato vi consiglio questo. Quindi nulla bimbe, il video finisce qui e ci vediamo al prossimo video.